Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul mio canale. Io sono sempre Capezza. Nel video di oggi andremo a vedere come possiamo scoprire se la nostra chiave, la nostra auto o magari un telecomando di un cancello o un qualsiasi altro telecomando emette la sua radiofrequenza e a quanto la emette. Questo perché ho avuto purtroppo la necessità di andarmi ad impazzire con la mia macchina Ford Focus, che bene o male chi più chi meno conoscete tutti, e ho avuto, come dicevo, questo problema che non sapevo se la mia chiave funzionasse o se ci fosse un problema nella mia auto. Quindi mi sono documentato un pochettino e ho visto come si fa. Quindi in soldoni io porterò questo tipo di contenuto, ma questo lo facciamo subito dopo la sigla. Ok ragazzi, partiamo subito col dire che non ho le competenze necessarie e appropriate per parlare di questo piccolo diodo al germanio. Questo avrà una polarità, infatti nella parte nera sarà il negativo, dall'altra parte chiaramente andremo a collegare il puntale positivo, ma andiamo a vedere come funziona e perché appunto bisogna usare questo. In genere questo tipo di diodo, questo piccolo chiamiamolo ricambio elettronico, lo troviamo chiaramente reperibile in qualsiasi negozio di elettronica e vengono usati in genere nelle radio. Perciò questo qui servirà una sorta di frequenza. Adesso io non entro nel dettaglio perché, come ho già detto, non ho le conoscenze appropriate, quindi lo dirò un po' in soldoni, ma l'importante credo, secondo me, sia far chiarezza su come andare appunto, anzi come andare ad illustrare, come andare a vedere se la nostra chiave o il nostro telecomando funzioni. Allora andiamo a fare subito una breve prova e andiamo a vedere come bisogna collegarlo. Abbiamo detto che è dotato di una parte negativa e una parte positiva, quindi la parte negativa andremo a collegarci il nostro puntale nero che sarà precedentemente già messo sul comune. Ok, quindi andiamo a mettere il nero da una parte, il rosso chiaramente dall'altra. Ok, una volta avendo inserito i puntali nelle sue estremità, vedete sia a sinistra che a destra, andiamo a accendere il nostro multimetro. Ci sarà bisogno chiaramente di un multimetro, di un tester che sia analogico o digitale, quello non è fondamentale. L'importante è che andremo a mettere su millivolts il nostro potenziometro, il nostro regolatore. Quindi io lo metto a 200 A, ovvero 200 millivolts, e una volta che andiamo a collegare i puntali come abbiamo già fatto, possiamo avvicinare la nostra chiave o il nostro telecomandino e vedere se schiacciando un pulsante di apertura e di chiusura, un qualsiasi pulsante che si trovi all'interno del nostro radiocomando, emette una radiofrequenza. Addirittura tramite il nostro multimetro andremo a vedere, a conoscere la potenza della radiofrequenza. Chiaramente se stessimo testando il radiocomando, magari il telecomando di un apricancello, il segnale sarà molto più grande, magari sarà di 50 60 70.0 millivolts. Questo magari arriverà a 5 10 a 8 6, però diciamo riusciamo a vedere se funziona. Allora, che cosa facciamo? Abbiamo detto mettiamo in millivolts, vedete infatti adesso mi segna 0.2, anzi facciamo una prova ancora più semplice e adesso vado a collegare nuovamente i miei puntali, perché adesso andiamo a vedere appunto quello che succede quando il nostro diodo al germanio è scollegato. Ok, adesso vediamo il valore che oscilla, vedete, sullo zero, andando a collegare i puntali. Ok, non dà nessuna impedenza, nessun valore, quindi vado a ricollegare correttamente positivo e negativo. Adesso vado a pigiare, chiaramente avvicinerò la mia chiave, che sia, ripeto, chiave o telecomando, un qualsiasi telecomando, all'antenna, perché grosso modo l'antenna dovrebbe stare sulla parte anteriore. Quindi adesso a questo punto vado a pigiare il pulsantino che servirà ad aprire la chiusura centralizzata della mia auto. Ok, vedete ragazzi come cambia il segnale. Ok, vedete, 81 meno. Adesso se io invece vado a invertire i miei puntali, l'importante è che o in positivo o in negativo, l'importante è che sappiamo che la nostra chiave, diciamo, emette un segnale, la nostra chiave, ripeto, il telecomando emetta un segnale. Quindi adesso io vado a riavvicinare la mia chiave con il pulsantino di apertura, non succede nulla. Perciò la polarità lui ce la segna sempre. Vediamo se sposto la chiave. 1. Ok, adesso l'avvicino. Ragazzi, è molto sensibile la radiofrequenza.
Ok, avete visto? Adesso vi faccio vedere anche in quest'altra camera. Perfetto, 0,3 e 0,4, io lascio il valore, si azzera. Ok, facciamo vedere anche in quest'altra camera. Ok, 4,5, 5,2, 5,4, lascio, vedete. Ok, allora ripeto, perché ho avuto l'esigenza di fare questo test, questa sorta di prova? Perché la mia macchina, apro una piccola parentesi, porterò altri video a riguardo, sia per un ripristino di un malfunzionamento della chiave e anche un ripristino della centralina dell'apertura e chiusura centralizzata, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Vi dico la verità, quando c'ho tempo lo faccio, perché ancora non ci sono riuscito a averci il tempo. Quindi vi dicevo, non avendo un LED, un indicatore che mi facesse conoscere, diciamo appunto, l'incolumità o l'esatta funzionalità della mia chiave, non sapevo come andare a poter fare. Quindi andando a sgattaiolare un po' sul tubo stesso, ripeto, noi non è che facciamo tantissime cose, però quelle poche cose, se lo andiamo a cercare in modo dettagliato, riusciamo a tirare fuori qualcosa. Questa chiave porta anche un altro problema. Ripeto ancora una volta, in un prossimo video porterò anche come risolvere il malfunzionamento di questa chiave, perché non sempre con la batteria idonea, con una batteria carica, la nostra chiave può funzionare. Perciò ripeto, porterò anche questo tipo di contenuto, ma adesso mi faceva piacere portare questo tipo di video, questo tipo di contenuto, appunto per insegnarvi a vedere come poter capire appunto la corretta funzionalità, non tanto la potenza del segnale, ma se effettivamente esce il segnale o no. Perciò, una volta essermi accertato che la mia chiave funziona, il mio telecomando funziona egregiamente, posso andare finalmente, senza impazzirmi più di tanto, a cercare di risolvere il problema su altre strade, su altre piste. Perciò ragazzi, questo video è giunto al termine. Ripeto, come già detto, non ho le competenze tecniche, le competenze diciamo più appropriate per portare questo tipo di contenuto, non so magari la sigla perfetta, non so magari come funziona perfettamente un multimetro, però in soldoni ho cercato di passare la mia esperienza a voi, perché magari se riuscite a far funzionare la sua chiave o la sua macchina o il suo magari telecomando del cancello con pochi euro o addirittura a zero spese, anzi apro una parentesi, io ringrazio il mio amico Boccia74 perché è andato lui stesso ad acquistare questo diodo al germanio, perché io non avrei avuto veramente il tempo, quindi ringrazio di nuovo il mio amico Luigi. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, cercate sempre di risolvere da voi con il fai da te qualsiasi tipo di problema, cercando sul tubo, cercando su Google. Fate sempre attenzione a comprare il giusto ricambio e a non spendere magari una fortuna, perché io con questa chiave e con la mia macchina per 3 o 4 giorni sono diventato veramente veramente matto per un problema appunto legato alla chiusura centralizzata tramite radiocomando. Questo lo vedremo in un prossimo video, quindi a questo punto ti lascio le solite raccomandazioni, che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ricorda di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale. Se ti fa piacere, lascia un like, a te è totalmente gratuito, a me aiuta a portare avanti tutto quanto il mio lavoro. E non mi resta di ringraziarti ulteriormente per essere stato anche in questo video fino alla fine del video. Ci vediamo alla prossima e ciao e grazie da Capezza.